Soul Mafia. E niente, io qui... te lo dico, secondo me sembra un'altra cosa se io esco dal basso così. Ciao. Don't say you miss me. Il motivo principale per venire a Bangkok. When you never answer my phone calls. Ragazzi, questa è la decima volta che provo a fare questo video, ma proprio non so come dirvi. La faccenda è alquanto complicata. Sono appena arrivato a Bangkok, sono nella mia nuova umile dimora, che poi vi farò vedere. C'è anche la sauna e la piscina, però sto veramente male per un Insta Story che ho fatto ieri. Ieri ho fatto questa Insta Story. Comunque ragazzi, c'ho la stanza per gli ospiti, quindi chi mi vuole venire a trovare è invitato. E a questa stessa Insta Story ha risposto un certo Marco Ferrara, che forse qualcuno di voi conosce, sarebbe Soul Mafia, e mi ha scritto questo messaggio che adesso vi vengo a leggere. Io non sono taggato, vedo che mi conosci. Parole, penso che era una provocazione, perché ovviamente ci conosciamo, abbiamo fatto dei video anche in Corea, abbiamo fatto alcuni video anche a Bangkok, quindi non capisco proprio il motivo di questa provocazione e usare queste parole che comunque mi hanno fatto stare comunque male, perché sapete, una persona che tu reputi tua amica, che ti manda questi messaggi, tipo mi conosci, cioè sinceramente a me ha fatto stare male. E poi io volevo dire, cioè, ho capito che non avrò la pannocchia coreana, non avrò un naso cinese, non avrò nemmeno gli occhi, ma ciò non significa che da questi non scendono delle lacrime, ragazzi. A me Soul Mafia ha fatto stare davvero male e ci sto ancora molto molto male. Adesso sono le 4 del mattino e sono qui a fare questo video. Noi avevamo anche Pinko insieme. Com'è che lo chiamiamo? Lo chiamiamo Rosa. Pink. E lui se l'è dimenticato. Con Andrea Secco in un sushi bar gli ho pure dedicato un sushi. Marco Soul Mafia. Soul Mafia, non so il cognome, in effetti mi è venuto in mente adesso, che ho incontrato di recente, ma è simpaticissimo. Prima di conoscermi mi ha detto, la tua carriera musicale è andata meglio della mia. E poi si è permesso di dire cose come questa. Mai ascoltato un suo pezzo e sarà ma neanche ora. Fa cagare. In uno dei suoi video, umiliandomi di fronte ai suoi 180.000 follower. Nella mia musica ci credo e mi sono sempre impegnato e ho scritto anche questa canzone proprio come segno della nostra storia, che adesso ve la lascio. Guardatevene un pezzettino, a chi è piaciuta la può anche scaricare su Spotify, Amazon e iTunes. E don't say you miss me. Il motivo principale per venire a Bangkok. When you never answer my phone calls. And I know you're there. Cin-cin. Yeah, I know you're there. Bidet. Shipping, ship, perché
Vabbè ragazzi, questo era un video cazzone. Che dire, sono a Bangkok. Oggi, adesso mi cambio e poi non vedo l'ora di scoprire questa città. Già ieri ho fatto la prima spesa. Cioè è diverso venire in vacanza a Bangkok o venirci proprio per vivere, almeno per un periodo. Quindi non vedo l'ora di esplorare questa città e scoprire che succede. E poi volevo salutare Soul Mafia, a cui è dedicato questo video. Che vabbè, se non lo conoscete andatevi ad iscrivervi al suo canale, ma penso che già uno su due di voi lo conosce, già lo segue, quindi non ha bisogno di presentazioni. E ovviamente era un video parodia, pessimo, venuto malissimo come tutti i miei video. Se mi volete bene, anche i video brutti vi piacciono, vero? Vero che mi volete bene? E non è una cosa da shippare, era una parodia. Continuate a shipparlo con Gio, che è anche la mia ship preferita, quindi tranquilli. Spero che seguirete qua le mie avventure a Bangkok. Andrò anche in Cambogia in questo periodo, poi torno in Giappone adesso anche tra due settimane. Sono un sacco d'avventure, starò tanto anche in casa perché devo proprio finire, cioè devo dire che da quando ho iniziato YouTube non riesco assolutamente a dedicarmi alle colonne sonore, e queste due settimane infatti voglio essere lontano da tutti e tutto e scrivere questa colonna sonora, perché è un lavoro importante, proprio per una proprio importante, che da cui se va bene, va tutto bene in porto, per il prossimo anno sono a posto con questo lavoro almeno per due anni. Quindi cioè mi devo proprio impegnare, devo rimboccarmi le maniche. Cioè tutto settato in casa con tutta l'apparecchiatura, dovrebbe arrivare tutto oggi, quindi poi mi posso mettere a fare colonne sonore. Vabbè, questo era un video a cazzo, sono le 4 di mattina. Ragazzi, non riesco a dormire perché ho il fuso orario. Era un video sconfusionato, senza senso e inutile. Ma d'altronde il canale a cazzo è diventato in giapponese. Se non ve lo seguite, andate qui a vedervi il mio canale a cazzo. Quindi diciamo che ho portato un po' di cazzo anche su questo canale. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo e fantastico video. Da Bangkok, forse. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram. Posta un sacco di cose interessanti.